Lanciano sotto controllo con le forze dell'ordine che ogni giorno presidiano il territorio cittadino con posti di blocco. Nelle ultime ore è stato il commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Lucia D'Agostino, a fare controlli ad auto e pedoni. In centro 5 pattuglie schierate, 2 del commissariato di Lanciano e 3 dell'anticrimine di Pescara, via Dalmazia, via Luigi De Crecchio e Ferro di Cavallo per le auto in transito. I pedoni invece sono stati fermati lungo Corso Trento e Trieste. Al mattino è sempre un via vai di gente, sia davanti agli istituti bancari che nei negozi di vicinato per la spesa o nelle farmacie. Lancianesi virtuosi, commenta la D'Agostino. Una cinquantina i controlli eseguiti agli automobilisti in transito che per lo più si muovevano per lavoro e altrettanti ai pedoni su Corso Trento e Trieste. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Ci sono anche pattuglie da fuori, dottoressa, come vi siete organizzati? Sì, stiamo effettuando quotidianamente i controlli per l'emergenza coronavirus. Oggi in particolare abbiamo anche delle pattuglie, diciamo, da Pescara, del reparto prevenzione crimiche di Pescara, che unitamente alle nostre pattuglie sono sul territorio proprio per garantire la sicurezza per quanto riguarda appunto i controlli anti-Covid. Abbiamo già effettuato una serie di controlli in varie zone di Lanciano e anche nelle zone più periferiche, dove comunque ci sono dei crocevia, sono posti dove maggiormente le macchine affluiscono dall'esterno, diciamo. E farete dei controlli anche nei prossimi giorni con l'approssimarsi della Pasqua? Sì, sicuramente ci saranno anche delle intensificazioni delle attività di controllo, proprio in virtù che si prevede che nelle giornate festive la gente magari possa avere intenzione di uscire, perché dopo questa lunga quarantena cosiddetta, la gente ovviamente è stanca di stare in casa e quindi potrebbe avere intenzione di uscire, quindi dobbiamo intensificare un attimino l'attività sul territorio.